conclusione, il Prisma Lab che lei dirige qui all'Università di Ingegneria di Napoli è un polo d'eccellenza assoluto non soltanto in Italia ma in Europa. Lei potrebbe andare a lavorare dovunque, potrebbe lavorare all'MIT di Boston. Che ci fa ancora qua? Ma ci faccio perché io sono legato a Napoli. Per me restare a Napoli e aver espresso un senso di gratitudine infinita verso questa città, verso i napoletani e verso la mia alma mater. Quando sono andato in America nell'85-86 durante il mio dottorato di ricerca, sono tornato e avevo un'offerta per essere assistant professor al Georgia Tech, Georgia Institute of Technology, dove ero stato. Che faccio? Accetto o meno l'offerta? Io ero abbonato storico del Napoli dal 66. L'anno che avevo mancato era il secondo di Maradona a Napoli, quello della famosa punizione Napoli-Juventus. Piede sulla palla, Specci, parte il tiro, rete! Mi sono riabbonato in curva e bene ho fatto perché è stato l'anno del primo scudetto. Poi c'è stato un altro momento nell'88-89 in cui ho traballato perché l'offerta veniva da Stanford, dove il campo robotico è proprio la Mecca, e così ho detto che faccio, vado o non vado. Ho rifiutato, il Napoli ha vinto la Coppa UEFA. L'anno dopo avrebbe vinto il secondo scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, quindi ancora una volta la mia sliding door si è aperta nel verso giusto. Perché nel verso giusto? Perché io, rifiutando quelle cattedre, è scattata dentro di me una determinazione quasi feroce. Io devo arrivare agli stessi livelli dove sarei potuto arrivare molto più facilmente essendo docente a Stanford, al Georgia Tech, all'MIT e così via. Gli studenti in quelle università studiano sul mio libro di testo e il libro di testo è firmato Università di Napoli Federico II. Per cui, diciamo, i miei amori, le mie passioni, qua c'è il mio laboratorio e qua c'è lo stadio, nel raggio di 100 metri. A lei l'ha rovinato Maradona, diciamo. A me l'ha rovinato Maradona, perché all'epoca io dissi che faccio, vado o non vado. Io però sono rimasto. Però devo dire che gli allievi della mia scuola sono apprezzati in tutto il mondo. Lei è apprezzato come tifoso, diciamo, peraltro ha un record personale, mi pare di ricordare. Sì, record quest'anno, io ad agosto avevo delle buone sensazioni. Facendo la prima trasferta a Verona, il giorno di Ferragosto, ho detto quest'anno voglio battere il mio record. Tipicamente io faccio più della metà delle trasferte ogni stagione, però avendo anche impegni scientifici e didattici così, non è facile. Certo. Ho detto quest'anno voglio fare tutte le trasferte, tutte le ho fatte. Siamo qui alla Johan Cruyff Arena dove abbiamo assistito a una prestazione stellare del nostro Napoli. Tre gol nel primo tempo e tre gol nel secondo tempo. Procediamo come al solito a fare l'analisi da un punto di vista tecnico e da un punto di vista tattico. Senta, professore, nel mondo dei tifosi lei è conosciuto soprattutto per un video che è diventato virale, ha fatto milioni di visualizzazioni, realizzato in alla in Johan Cruyff Arena. Appunto. Ma io quelle li faccio ogni trasferta. Ajax-Napoli. Ah, 1-6, vabbè, una trasferta proprio adrenalinica. Ecco, lei ha fatto un'analisi, diciamo così, della partita che è terminata in una maniera... Già, lei sembrava Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Io sono, è la stessa persona, perché io quando sono allo stadio sono in trance, non capisco più niente. Le posso chiedere una gentilezza? Sì. Me la farebbe una breve sintesi delle sue sulla partita Juve-Napoli, che il Napoli ha vinto con un gol di Raspadori al 93esimo minuto. Partita sofferta, quella dell'altra sera allo Stadium a Torino. C'è spazio per il colombiano contro Juan Jesus, Cuadrado sterza, mezzo contatto, si gioca. La Juve ha bloccato il Napoli nel primo tempo e non ci sono state grosse occasioni. Nel secondo tempo il Napoli ha imposto il suo gioco con le sostituzioni vincenti di Zielinski e Elmas. Si è passato come un delitto perfetto dal gol annullato a Di Maria con Cuadrado che pretendeva di truffare restando in aria e non marcando Raspadori. Da un punto di vista tecnico e da un punto di vista tattico ci ha mandato un pallone buono, fa bocca!